Buongiorno e ben ritrovati. Io sono Michael The Dude e oggi munitevi di un foglio di carta quadrato ricavato da un foglio A4 e di colla e possiamo cominciare. Beh, per prima cosa pieghiamo il foglio a metà. Successivamente apriamo il foglio e pieghiamo questo lato e questo lato al centro. Senza riaprire il foglio, lo giriamo tenendo le pieghe verso il basso e pieghiamo il foglio a metà in questo modo. Lo riapriamo e ora portiamo questo lato al centro. E quando lo faremo, prenderemo solo questa parte con le dita. E in questo modo, come vedete qui, questa metà di foglio resterà in basso, non verrà con noi. Ripetiamo con questo lato. Ora prendiamo il modello, lo giriamo e portiamo questo lato al centro. E poi faremo la stessa cosa anche con il lato opposto. Quindi ripeteremo con questo lato. Una volta arrivati a questo punto, dovremo prendere la taschettina che c'è qui e fare in modo che quando noi tireremo verso il basso questa taschettina, questa piega andrà su questa linea. Perciò dovremo fare in questo modo. Come vedete, ora questa piega è arrivata qui. Tenendo le due dita in questo modo per tenere aperto il foglio in modo che crei un quadrato, come vedete qui, schiacciamo tutto. E come vedete qui avremo questo quadratino. Ripetiamo con questo lato. Ora prendiamo questa sezione di foglio e la pieghiamo su se stessa in modo da creare questa piega in diagonale che ci servirà come riferimento, perché ora dovremo prendere questo lato e portarlo su questa linea centrale. Perciò dovremo fare così. Dovremo creare un triangolino come questo. Marcate e ripetete con questo lato, perciò dovrà esserci un triangolino speculare da questo lato. E per farlo prenderemo la prima aletta e la seconda. L'ultima la lasciamo a terra. Ora, per aiutarci nella manovra che faremo successivamente, pieghiamo su questa linea. Quindi faremo solo la piega parziale di questa parte di foglio, non piegheremo per tutto il foglio. Ora possiamo aprire questi due triangoli e prendendo questa parte di foglio, come vedete qui si può aprire, pieghiamo su questa piega che abbiamo fatto, l'ultima che avevamo fatto, e facendo così, premendo questa parte di foglio verso il suolo, come vedete queste due parti di foglio dovrebbero chiudersi da sole, creando questo rombo.
se non si crea, aiutate le pieghe a piegarsi. E come potete notare, questa parte di foglio non si piegherà. Lasciatela così. Ripetiamo anche con questo lato. Anche qui aiutatevi facendo questa piega di riferimento, questa qui. È molto importante perché questa manovra che si chiama petal fold, ovvero piega a petalo, risulta molto più semplice piegando questa parte di foglio. Bene, a questo punto prendiamo il modello, lo giriamo di 180 gradi, quindi ora questi rombi saranno in alto. E come vedete qui, questa parte è apribile e qui dentro non c'è nulla. Dovremo prendere questo triangolino qui e piegarlo all'indietro nascondendolo sotto queste due alette. E lo dovremo piegare su questa linea. Come vedete qui, se io apro questa aletta, qui il foglio si fermerà qui sulla piega. Dovremo piegare il foglio su questa linea, quindi qui. Per farlo in modo semplice, pieghiamo prima la parte di sinistra e pizzichiamo la piega, proprio per dargli una piega di riferimento, e ripetiamo con l'altro lato, perciò piegheremo anche il lato destro e pizzichiamo. A questo punto sarà molto facile prendere il triangolino, piegarlo all'indietro sulla piega che abbiamo fatto. E ricordatevi di nasconderlo sotto. Marcate. E come ultimi due passaggi dovremo prendere questo lato e portarlo qui, in questo modo. E ripetiamo con questo lato. E ora prendiamo questa punta e la pieghiamo su se stessa, quindi la pieghiamo sempre su questa linea, all'indietro, di qualche millimetro. Facciamo che uno di questi lati del triangolino dovrà essere lungo circa un centimetro. Ripetiamo con questa punta. Per farla della stessa lunghezza, quando piegherete e otterrete il triangolino, come vedete qui, questa linea deve essere uguale, deve combaciare, deve essere della stessa lunghezza. E se noi giriamo il modello, vediamo che abbiamo ottenuto un cuore. Fate in totale 8 di questi moduli, quindi dovrete farne altri 7 oltre a questo, e successivamente li assembliamo e vi mostro come fare. Bene, prendiamo in considerazione due cuori. Prendiamo il cuore rosso e lo giriamo al contrario, dove ci sono tutte le pieghe in vista. Stessa cosa con il cuore blu. Ora, questa parte di foglio, come potete notare, qui c'è una taschettina. Dovremo inserire questo triangolino nella taschettina. E come vedete qui si formerà questa V. Girando il foglio possiamo notare che questa aletta di foglio esce fuori ed è in eccesso. Dovremo prenderla e infilarla sotto il cuore. E per far sì che il tutto sia stabile e non esca, dovremo usare la colla. Ok, sono riuscito a aprire il tappo della colla. Incolleremo questo triangolino.
e successivamente infileremo l'altro modulo. Come ho detto prima, assicuratevi che questa parte di foglio resti sotto il cuore. Premete, lasciate che la colla si asciughi e attacchiamo tutti gli altri pezzi. Speed up! Mi raccomando, non fate come sto facendo io, non incollate i fogli senza un piano sotto per la colla, perché altrimenti succederà esattamente questo. Colla! No! Sì, sono un idiota. Va bene, insomma, a parte questo piccolo inconveniente, vi ricordo che potete farlo anche con dei fogli di piccole dimensioni, e il link per creare dei fogli di piccole dimensioni lo trovate qui, perché anche questo anello diventerà un po' troppo grande, sarà più o meno come una ghirlanda, quindi boh, fate voi. Bene, come al solito vi mostro nel dettaglio l'ultimo pezzo da attaccare, anche se non, in questo caso non servirebbe, visto che è pratica, cioè è completamente identico a tutti gli altri. Insomma, prendiamo la colla. E infiliamo il nostro pezzettino dentro. Vai dentro, grazie tante. Ci assicuriamo che vada sotto il cuore. Schiacciamo e lasciamo che si asciughi. E come vedete, il nostro anello è finito. Ma anche questo anello è troppo grande per la telecamera. Quindi via questo anellone. E ecco qui quello di piccole dimensioni per farvi vedere il risultato finale. E avrete così il vostro anello di cuori. Finito! Da Michael The Dude è quasi tutto per oggi e come al solito ci lasciamo con una massima. Non ho sogni nel cassetto, preferisco tenerci la biancheria.